Salve a tutti da Indavio e bentornati in Mega Man X2. Gioco, io devo fare la intro, però se ogni volta si interrompe, io non posso farla la intro. Allora, ok, carichiamo. Nello scorso episodio avevamo fatto il livello di Morph Mott e Sergio pure era scomparso. Rimane solo Agile possibile da fare, però non lo farò perché ho di meglio da fare. E è inutile inoltre, quindi facciamo direttamente il prossimo livello. Magna Centipede, Magna Centipede per dirlo all'italiana, che è un centipede. Allora, questa tra l'altro credo che sia la zona, il posto dove c'erano gli X-Hunter nei filmati che discutevano di X. Credo, non ne sono sicuro. Allora, e come potete vedere ci sono come forse potete vedere, non so se il video mostrerà, ci sono queste luci che sono un sistema di sicurezza e ci creano non pochi problemi. Ma in realtà a noi servono quei blocchi in particolare, perché qui sopra abbiamo già un oggetto. Per questo dobbiamo mantenere intatto quel blocco. Vedete, basta uno speedburner caricato per arrivare lì. Allora, io preferisco evitare di muovermi, perché non, diciamo che non ci tengo così tanto a farmi schiacciare, vedete. Fortuna, ogni volta che prendiamo un oggetto non ci tocca poi andarcelo a riprendere. Allora, in teoria si può evitare di attivare i sistemi di sicurezza, ma io non lo faccio. Ok, aspettiamo sempre che i blocchi finiscano. Molto poco gentile. Ok, sono finiti i blocchi. Rompo i blocchi viola quando posso perché, vedete, danno energia. Allora, credo che sia qui anche un altro oggetto. Vediamo se è veramente lì. Sì, mi sembra di ricordare che stia lì. Vedete, devo fare uno scatto aereo seguito da uno scatto con lo speedburner caricato. Possibilmente evitando di morire perché diciamo che non è molto utile. Devo pure ricaricarmi lo speedburner perché le munizioni iniziano a scarseggiare. Allora, grazie. Tanto non mi serve più quel blocco. Vediamo. Ce ne abbiamo ancora un pochettino di munizioni. Poi se ce ne danno pure questi blocchi viola ci aiutano un poco. Insisto che è molto poco gentile questa cosa qui. Non ci provo ad attraversarlo. Allora. Ah, tra l'altro, sì, Silk Shot caricato, usato per sbaglio. Però è veloce X quando usa lo speedburner caricato. Cioè, gli dà molta accelerazione.
Allora. E vabbè. Possibilità sprecata. Tornerò più tardi. Modelli 3D, wireframe, che dovevano utilizzare per forza. Sta fermo lì? No. Non l'ha colpito perché stava troppo in basso. Sì, dobbiamo colpire il manico nel caso in cui non fosse evidente. Allora, ci riusciamo? Sì. Potreste dare un pochettino di energia, anzi un pochettino di munizioni, lo apprezzerei molto. Ecco, lo sapevo. Però interessante come trappola. Cos'è questo essere? Ah, quindi quel sistema dovrebbe migliorare almeno i nemici. Allora, quanta vita c'ha questo boss? Sempre perché in questo gioco tutti i boss hanno troppa vita. Vabbè, poteva darmelo pure un po' più di vita. Molto maleducato da parte di quel blocco. Ah, beh, certo. Vabbè, bene. Visto che comunque devo ritornare lì per l'Artank. Sapete che vi dico, faccio uno stacco. Ok, sono tornato. Sono di nuovo qui dove si prende. Qui dove si dovrebbe prendere il Zaptank. Che non è un Artank, mi ero sbagliato prima, è un Zaptank. E continuiamo a provarci. Forse il problema è che non uso tutto lo scatto aereo. Vabbè, il problema è pure che mi scordo di saltare e le vite mi servono. Anche perché mi tocca fare di nuovo il livello. Perché il checkpoint sta dopo. E vabbè, tanto non è lungo. Sono sorpreso che non mi abbia scacciato quel blocco. Pronti? Per risparmiare un po' di tempo si può distruggere quel blocco quando sta ancora arrivando. In quel modo non si deve sprecare tempo ad aspettare che arrivi quello successivo. Allora, ok. Proprio arrivato a 2 centimetri. C'è
c'ero arrivato stavolta al muro. Dai, sto facendo progressi. Ultimo tentativo. Cioè, dai, c'ero arrivato stavolta. Ci tornerò nel prossimo video a questo punto. Wow, come ho fatto ad evitare? Poi non so se dipende, non so se è possibile capire quando è che farà il giro di spana e quando farà invece l'affondo. Ok, dai, questa volta è stato abbastanza, è andata meglio. Momento che... Ah no, non posso tornare indietro. Forse prima sarei riuscito a tornare indietro. Comunque. Allora, vediamo. Non chiedetemi come si fa ad evitare tutti quei riflettori. E non chiedetemi neanche cosa fa questa cosa. Cioè, forse aumenta il numero di blocchi che cadono. Non lo so. O forse ogni volta migliora questo affare. No, lo miglioro ogni volta. Perfetto, proprio quello di cui avevo bisogno. Già era lunghissimo prima. Poi. Migliori pure. Potrei provare a utilizzare la sua debolezza, se solo sapessi qual è. Allora, questa volta un po' più di vita, per cortesia. Allora, questa volta lo so che arrivano questi blocchi. Cioè, ma seriamente? Riparto. Ah, ok, da qui almeno è vicino, dai. Ok, siamo arrivati alla fine. Silkshot, che credo di aver appena tolto. Ah, ok, lo ha immobilizzato momentaneamente. Vedete, questo boss si teletrasporta. Il silk shot che colpisce in ogni direzione è molto utile. Ok. Sì, forse potrei anche smetterla di sparare il silkshot mentre lui si sta teletrasportando. Potrebbe essere una buona idea. Tra l'altro sente tipo in una posa, non lo so, da ninja, mentre si teletrasporta.
Però il Trickshot non mi fa tanto male come ad altri boss fanno le loro debolezze. Cioè, mi ricordo tipo nel primo gioco che c'era, non mi ricordo quale boss, che riceveva tanto danno dalla sua debolezza. Allora. Ok, però gli fa comunque di danno abbastanza. Tra l'altro la sua barra di vita è lunga più della barra delle armi. Non so se ci avete fatto caso. Perché è lunga come X dopo che ha ottenuto tutti gli Artank. Abbiamo ottenuto la Magnet. Non so come dirlo. La Magnet Mine. Per dirlo in inglese, Agile si è dato pure lui. Vabbè, provo di nuovo a prendere quell'Artank, però senza commento. Quindi, anzi, no, ci proverò alla fine del video. Meglio. Vabbè, salvo. E a questo punto dobbiamo andare qui, da Crystal Snail, nel Energy in Crystal Stage. Speriamo di metterci poco perché sono 16 minuti di registro, più o meno. Allora. Ok, questo livello è già molto bello da vedere con tutti questi cristalli. Però qui abbiamo l'Artank più odiato della storia da prendere. Ora io ci farò. No, 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 non ci credo. Io farò un tentativo di prenderlo. Perché non posso stare a perdere tempo. Ripeto, i tempi iniziano a essere stretti. Quindi ci serve la Strike Chain, l'arma di White Sponge. Dobbiamo metterci qui, saltare. E in teoria avete visto, dobbiamo fare un salto lunghissimo per prenderlo. Vabbè, almeno mi sono ripristinato le vite. Il fatto è che la Strike Chain è difficile da usare, cioè. Non si capisce mai qual è il tempismo giusto per attivarla. Ho premuto verso l'alto a sinistra per fare lo scatto, quando in realtà se si preme in alto e si salta, X scende dall'armatura. Cioè, ok, ci sono riuscito. Perfetto. Se questo fosse l'ultimo Artank, la barra di vita di X sarebbe uguale a quella delle armi e sarebbe bello da vedere. Purtroppo non lo è. La barra di vita di X è un pochettino più lunga di quella delle armi. E non capisco veramente perché. Ouch. Molto poco garbato da parte di quel blocco. Allora, non mi serve più di andare a prendere altre cose. Ci sono delle spine, perché non posso fare un salto a parete da quei nemici, tra l'altro. Cioè, in teoria sono fatti di cristallo, piatto X dovrebbe riuscire a farlo. Allora, qui abbiamo
un boss che ci spara da ogni direzione possibile e immaginabile. Mi ricorda qualcuno, mi ricorda un certo Markoth su Hollow Knight, il boss peggiore della storia. Ripeto, lo so, è già la seconda volta che faccio referenza a Hollow Knight mentre gioco a Mega Man, però c'è un perché. Cioè, Hollow Knight è molto ispirato da questi giochi. Allora, qui abbiamo infine l'ultimo pezzo dell'armatura. Mega Man X, entra nella capsula. Questo miglioramento modificherà la tua ottica dei radar. Il tuo radar usa un po' di energia, ma con esso sarai in grado di vedere oggetti che non potevi vedere prima. Buona fortuna, Mega Man. Il nome è Mega Man X, veramente. Guardate la vita che usa la stessa palette di X e quindi ogni volta che X cambia colore pure lei. Succede pure su Sonic 3, mi sembra, che quando ci sono i ring speciali con cui si entra negli special stage, nelle vicinanze, allora si vede perché usano la stessa palette dei ring, dell'indicatore dei ring, però lampeggiano e quindi si vede che l'indicatore dei ring lampeggia. È il bello dei giochi di una volta. Allora, è facilissimo sto salto, perché non ci riesco? No, grazie, non ci tengo così tanto ad essere schiacciato. Ok, e facciamo il boss. Direi appena in tempo perché dovrebbero essere più o meno 21 minuti di video. Crystal Snail, una lumaca, molto evidentemente, che ci mette 5 ore ad entrare in battaglia. Veramente, sbrigati. Prendiamo la sua debolezza. Ci mette 5 ore pure ad attaccare, mamma mia. Ok, però almeno la sua debolezza è forte. E rallenta il tempo come abilità. Cioè, proprio quando si dice. Aia! Ok, almeno è un po' più facile evitarlo, però è pure più difficile colpirlo. E ovviamente se lui si mette nel guscio è un pochettino impossibile colpirlo, forse. Ma non lo so. Oh, ti giri? Guardate X, povero uomo costretto a soffrire in questo modo. C'ha pure poca energia. Allora, vabbè, certo, ovviamente l'unica volta che lo fa. Ok. No. Non ho fatto game over, vero? Ok. Però ho zero vite. Se faccio il rimuovere adesso, finita. Oh, abbiamo tempo. Abbiamo un limite di tempo per questi video, amico.
Tra l'altro storce pure gli effetti, diciamo, delle fiamme che escono dal guscio. Liberati! Ok, ci conviene metterci dalla stessa parte dove è l'apertura del guscio, diciamo. Non però se è troppo vicino ad un muro. No, è casuale il lato da cui entra nel guscio. Però credo che sia tendente alla direzione opposta dove siamo noi. No, l'ha colpito. Ma non importa. Perché abbiamo finito, per fortuna. Mamma mia. Che boss fatto male, veramente. Questo gioco ha una tendenza a fare dei boss fatti un pochettino male, eh? Cioè, con gli X-Hunters, questo qui. Ce n'era uno nel terzo episodio, non mi ricordo chi. Morph Mott, forse? Sì, Morph Mott. Vabbè, comunque, per questo video più lungo del solito è tutto. Gli X-Hunters oramai sono svaniti, ci manca solo lui. Però lo faremo nel prossimo episodio, in cui andremo pure a riprendere tutti gli oggetti che abbiamo mancato. Per questo video invece è tutto, mi raccomando, se il video vi è piaciuto commentate, iscrivetevi, lasciate un like, condividete il video e noi ci rivedremo in un prossimo episodio di Benjamin X2. Ciao a tutti!